Ma benvenitos ragazzos a questo nuovo video. Ok, io penso, amici miei tunisini belli, di fare un video in inglese. Comunque, oggi, pensate un po', faremo un altro video di Minecraft Dungeons. Continueremo con la storia che mi sta piacendo molto. Alcuni di voi nello scorso video mi hanno dato dei suggerimenti molto cioè molto belli, adesso vi dirò, eh. Voglio vedere i pascoli di zucca. Non so se va bene saltare, però io salto, tanto chi se ne fregano, ragazzi, cioè. Pascoli di zucca, mi piace molto questo Minecraft Dungeon, sono molto felice di portarvelo perché è molto bello, poi tutto quanto avventuroso, chissà cosa troveremo in questo nuovo video. Let's get started, ok? Le razzie degli abitori, cose, portano alla rovina, solo un villaggio agli angoli del mondo resta intatto, mi dice sta qua. Affrettati, eroe, devi avvertire i suoi abitanti della battaglia imminente, sei la loro unica speranza. Cioè dice nel senso, ti devi muovere le chiappe perché se non muovi le chiappe allora questi qua muoiono, quindi capito, poi sarà colpa tua, cioè nel senso non vuoi che sia colpa tua, giusto? Quindi tu ti dovrai muovere esattamente. Allora, andiamo avanti, allora questo è uno skeleton, no skeleton, non usare skeleton, scusa skeleton, non muore. Allora vai avanti carissimo personaggio Dunis, zero Dubai. Cos'è? Ok, forse devo imparare meglio a giocare a questo gioco perché porca miseria, aiuto, sto esplodendo. Allora, tranquilli, tranquilli, ce l'ho in pugno, ce l'ho proprio in pugno, vedete questo pugno, ce l'ho in pugno. Fatemi sapere se volete vedere altri di questi episodi di questo gioco bellissimo, molto bello, molto nel senso molto bello, però io voglio continuare ad esplorare perché sinceramente, e devo anche stare un po' zitto, ok? Ah, come osi? Che cos'è sto coso? È morto, è andato proprio, ciao, perfetto. Guardate qua, che schifo, no, sono tutto in forma, tranquilli, tranquilli, che qua, mamma mia, vi danneggio tutti, ma mor... la peppina, la peppona, forza, vai. Ci sono un sacco di frecce qua, tranquilli, tranquilli, le prendo io, fascio di frecce, perfetto. Allora, tranquilli che qua c'è tutto quanto semplice, no? Tanto gli scheletri per ora è semplice, ragazzi. Poi dopo magari diventerà più difficile, probabilmente diventerà sicuramente più difficile col tempo. Allora, questo è un altro skeleton, se vedete, skeleton, mamma mia. Però scusate, non sta succedendo niente. Allora, volete far succedere qualcosa oppure no? Perché io qua devo intrattenere la gente su YouTube. Cosa? Intanto, ragazzi, vi racconto la storia del pollo d'oro. Allora, ci fu un pollo. No, scusate, io intanto prendo la pozione, no, perché sinceramente ci fu un pollo che però non fece le uova d'oro, ma semplicemente era d'oro. Ed era tutto così strano questo pollo, perché era pieno di cose molto ambigue, perché, cioè, capito? Aiuto! No, stai scherzando, vero? Niente, in pratica il pollo d'oro poi dopo un po' di tempo morì perché non ho più voglia di raccontare, perché forse sta succedendo qualcosa. Forza! Allora, signor Tizio, chi è? Però, caspita, molto bello. Ah, ci deve essere un villager, tutto mago che fa tutto così. Ah, tutto no, capito? Beh, hai visto? Però gliel'ho fatta vedere io, gliel'ho fatta vedere, perché questi pillager non si devono permettere, sinceramente, di fare queste cose brutte, capito? Oggi sono tutto carico, ho fatto anche un video in inglese, ragazzi. Non so se quando uscirà questo video. Allora, sicuramente quando uscirà questo video non uscirà il video in inglese. Però vi farò sapere se uscirà, perché devo capire se va bene oppure no. Allora, qua io mi sto un po' stufando perché, cari creeper, io vi voglio bene, però voi sapete che io sono troppo forte per voi, quindi magari un po', no, capito, un po'. Cioè, sto diventando pure un pro di Minecraft Dungeon. Non è vero, ma nella vita non è vero. Adesso mi danneggeranno il sedere. Ecco, tipo questa cosa qua è un po' pericolosa, no? Perché potrebbe darsi che io faccia fatica, però in realtà no. Scherzavo. Ma ho ucciso il mio pollo. Ah no, pensavo di aver ucciso il mio pollo. Non sarebbe stato bello. Cos'è che c'è qua? Però vedete, tutto un territorio distrutto è molto bello, devo dire. Cioè, molto. Caspita. Cos'è che ho visto? Datemi dei consigli nei commenti, perché come al solito io non sono bravo a Minecraft Dungeon, però potrei diventarlo grazie al vostro aiuto bellissimo. Ah, scorte! Ho trovato delle scorte e delle frecce. Adesso le prendo le frecce perché sinceramente, capito, è molto importante. Che è successo? Perché si è chiuso? Stai scherzando? Oh mio Dio, questo è un boss bellissimo. Perfetto, tranquilli, tranquilli, che adesso li sistemo io tutti, mamma mia. È volato in Africa sto qua, mamma mia, ma che caspita è successo? Ma scusate, ma ci ripari che mi mettete le cose? Ma io veramente scioccato.
Quindi ok, l'ho superato, nuovo evento. Vediamo, perché io qua non so abbassare. No, stai scherzando, vero? Stai scherzando, stai scherzando, stai scherzando. No, no, no. Oh. Allora, aiuto? Stai scherzando? Ma scusate, ma vi pare? Cioè, come caspita faccio io? Mamma mia, sono poderosamente forte. E vai a quel paese. Avete visto quanto sono poderoso? Cioè, porca miseria, altro che i pro di... Cioè, io qua proprio, mamma mia, non si scherza qua, Non si scherza per... Non ho preso nessuno, sono un cretino con il patente proprio. Il cretino da patente! Sto per morire, state scherzando. Ok, ho bisogno di vita assolutamente ora. No, 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 no. Oh mio Dio! Stai scherzando? No, no. Ok, dammi vita. Tutti zombie, aiuto! Cosa? Poi sembro tipo... Cosa sto dicendo, porca di quella misera? Però è molto bello, cioè io mi sto divertendo un sacco. Non so nemmeno io cosa sto dicendo, ma lasciate fare, no? Io sto dicendo cose. Allora, ho trovato delle scorte. Allora, adesso devo trovare il villaggio, questo villaggio. Ma dove sarà mai il villaggio? Non ne ho idea. Comunque, devo cambiare voce perché devo parlare meglio, perché così, capito, non ho mal di gola. Perché io quando parlo mi viene mal di gola, questo vuol dire che parlo male. Ma a voi non ve ne frega niente, giustamente. Infatti io a volte nei miei video prendo e parlo un po' dei miei cavoli. Ma perché? Cioè questo no, è un po' ovvio. Che spavento quel creeper, non l'avevo visto. Ok, devo trovare l'ultimo il villaggio. Ma dov'è questo villaggio, scusate? Cioè io sono curioso. Cioè devo dire ai tizi, avete presente? Devo dire ai tizi che sta per incombere questa cosa, io li devo salvare. Ok, ma se io non trovo il villaggio, come faccio a dirglielo? Spero di trovarlo il villaggio, speriamo di trovarlo, dai. Intanto ci sono sti qua che... Ok, allora, ho preso una mela, molto buona la mela, sì. Ok, mi ha dato una TNT, non vorrei dire, ma probabilmente più avanti succederanno cose brutte. Vado anche un po' da questa parte perché sinceramente voglio scoprire anche i segreti, no? Stai scherzando? La peppona, scusa, ma ti pare? Ciao. Vite rimaste una? No, 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 qua non si può perdere. Non si può perdere per niente, ragazzi, amici. Mamma mia, io ti giuro, quell'evocatore. Mamma mia, aiuto. Mamma mia, ti danneggio proprio tutto. E vai un po' a quel paese. Ho preso un arco comune, ma scusate, ma ci pare che io ho dovuto fare tutta sta roba per prendere un arco? Ma scusate, ma vai un po' a quel paese, Per ora ho la super velocità. No, scherzavo, è durata molto poco la super velocità. Aumento di livello, porca miseria, quando sono bravo. Forza e coraggio, andiamo avanti. Ma vai via, chi ti vuole? Ma vai un po' via pure tu. Aiuto, scusa. Ok, vabbè, direi di rigenerarmi un attimo, perché sinceramente voglio evitare di... Cos'è? Se vado qua prendo danno, vero? Sì. Ok, qua ci sono dei ragni, uno zombino, piccino, picciò. Ho 404 frecce, per fortuna. Ok. Perché le frecce sono... Cioè io le uso, non so se voi le usate. Fatemi sapere se usate le frecce in Minecraft Dungeon oppure siete un po' più da spada, perché io uso un po' tutte e due. Esatto, ho suonato la campana dell'allarme, l'ultimo focolare. Ok, perfetto, com'è andata? Com'è andata? Che è successo? Stai scherzando? Aiuto, ragazzi, qua è un casino perché... Aiuto, sto facendo la boss fight, si può chiamare così. Ma stai scherzando? Ok, queste TNT sono utilissime, usatele, se ci giocate a Minecraft Dungeon usatele perché sono utilissime. Ok, dietro front assolutamente. Aiuto, devo attuare una strategia, allora qua c'è un pillager che adesso... Ok, però la vita mi si sta pian piano rigenerando, questa cosa è utile, è evocatore. Allora, devo distruggere l'evocatore in teoria, ok. No, ultima opportunità, oh mio Dio. Allora, ce la possiamo fare, forza, su, a testa alta tutti quanti insieme ce la faremo, perché questo evocatore non può... rompere le scatole, ok? Non può rompere le scatole. Ok, però queste frecce aiutano, ok? Pare. No, raga, no! Perché sono stato così stupido? Ritorno all'accampamento. Come ritorno all'accampamento? E adesso devo rifar tutto. Ok, siamo arrivati al villaggio. Siamo molto più forti ora. Adesso in teoria ce la faremo, speriamo. Ok, mi sono anche allenato. Adesso io cerco di concentrarmi anche. Cerco di fare poche cose. Ok, ciao. Esplode questo. Attenzione, ok, perfetto. Ok, adesso c'è l'evocatore.
Ok, allora sono morto, però adesso ho tutte le vite. E in teoria questo evocatore non mi farà il sedere come la scorsa volta, ok? In teoria. Se però sti cosi si mettono davanti e poi c'è pure sto qua. Tranquilli che adesso, mamma mia, gli facciamo danno, gli facciamo a sto qua. Quanto danno gli facciamo adesso? È quasi morto, ce l'abbiamo in pugno, ragazzi. Allora, un altro po' di tentativi e... vabbè, qua. Mamma mia, vieni qua. È morto, fine. Bravo io, bravi noi tutti. Allora, forza, fuggiamo. Oh, che bello, ce l'abbiamo fatta. Vittoria! Vabbè, insomma, la signora qua parla come al solito di cose, molto bello come la parla la signora, ma immagino che a voi non interessi. Quindi, ragazzi, questo è stato un video su questo dungeon, su questo livello. Vediamo cosa mi dà qua. Piuma leggera. Nessuno sa da quale creatura misteriosa provenga questa piuma, ma è bellissima e potente. Interessante, quindi se io ora... vediamo. Cos'è che fa? Ti permette di rotolare in aria, stordendo e spingendo via i nemici. Non vedo l'ora di arrivare al prossimo episodio, allora. Quindi, grazie per aver guardato questo video. Commentate, se siete arrivati fino a questo punto, commentate con evidenziatore rosa. Ditemi se volete vedere ancora questi episodi di Minecraft Dungeon e ci vediamo al prossimo video. Ciao, Dunisiani!